La farmacia da sempre, da tanti tanti anni a questa parte, ha sempre svolto questo ruolo che oggi viene proposto, reclamizzato dai media, ma la farmacia l'ha sempre fatto. Presidio del territorio, primo sportello del primo intervento sanitario dove il cittadino si rivolge. Guardiamo questa realtà territoriale, per esempio, il cittadino si rivolge alla farmacia anche oggi, che è sabato. Di solito le strutture pubbliche, le ASL, il sabato sono chiuse, anche gli altri giorni non è che sono molto aperte, però, ecco, a parte le battute, ma gli ospedali, la rete ospedaliera purtroppo soffre dei costi che in Italia con una spending review, ma anche prima, si cerca di spostarli, e quindi bisogna che questi presidi devono essere sempre più rafforzati. Ora il problema è, si parla di servizi innovativi, ma i servizi innovativi intanto bisogna fare quelli essenziali che la farmacia ha sempre fatto in una rete sociosanitaria e soprattutto nelle realtà, nelle cosiddette periferie, dove il cittadino è sempre più bisognoso di questi interventi. Ora, un tema importante che dovremmo affrontare, ma speriamo di risolvere, noi nel prossimo collegato alla legge finanziaria della nostra regione stiamo cercando di far approvare un emendamento che consenta, siccome noi abbiamo avuto la fortuna, si fa per dire, di avere un governo che ha liberalizzato, no, i servizi. Liberalizzato è una parola sciocca che non vuol dire nulla, perché i servizi essenziali che riguardano la salute, che è un bene primario, non si possono proprio liberalizzare alla stregua di servizi di basso commercio. Ora, per quanto riguarda gli orari, c'è stato questo sconvolgimento, invocando una norma che ha di fatto creata questa libertà, ma che non è altro che confusione. Perché? Perché è evidente che se prima il servizio notturno a Roma era servito da 65 farmacie, oggi si sono ridotte a 22, è evidente che qualcosa non ha funzionato. Quindi noi vogliamo che la Regione, una volta che la farmacia liberamente sceglie di effettuare il servizio notturno, il tutto debba svolgersi in un ambito ordinato in cui la struttura, l'unità sanitaria locale, deve dare il suo assenso e preparare un dispositivo che è un po' diverso dall'autorizzazione, perché si parte dalla libera scelta del soggetto che fa la domanda, ma questo lo facciamo perché in maniera da rendere il servizio il più ordinato possibile, no? E quindi più fruibile da parte dei cittadini, e per evitare la chiusura degli esercizi notturni, perché nel momento in cui chiudessero tutti, la risposta qual è? Scatterà l'ordinanza a rotazione, ma non è una conquista, perché l'ordinanza in una zona dove c'è un bacino d'utenza di 1 milione di soggetti, si passa a distanze di 30-40 chilometri, e quindi, voglio dire, si fa un salto indietro di 200 anni, e questo non lo possiamo consentire. Un augurio, chiaramente l'ordine è contento di aver acquisito la dottoressa Freno tra i nostri iscritti, e quindi ci auguriamo, il nostro augurio è che il tutto si svolga secondo il programma che è stato ampiamente e dettagliato in tutta la programmazione.